Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente. Bentornati alla seconda puntata di Febbre da pronostico. Siamo sempre nel centro SNAI di Via Zoccolari 28. Con noi c'è sempre il buon Francesco Bianchi. Ciao a Buonasera, tutti, Francesco. ciao Antonio. Come sempre vi proporremo le quote di Serie A, Serie B e dei campionati stranieri. Questa settimana ritorna la Serie A. Cominciamo e partiamo dal derby di Milano, derby numero 108, 34 vittorie nerazzurre, 30 vittorie rossonere. Francesco, cosa ci consiglia SNAI per questo evento? Allora, un derby che si giocherà domenica alle 20:45 e che vede l'Inter favorita a quota 2:15, mentre il 2 del Milan è quotato a 3:40, così come anche un possibile pareggio. Per questo match noi di Snai vi proponiamo la giocata speciale gol nei primi 20 minuti, cioè pronosticare se sarà segnato un gol nei primi 20 minuti di gioco della partita, e la quota di questa particolare giocata è pari a 2:25. Benissimo. Grazie Francesco. Adesso passiamo a Juventus Lazio, altra sfida interessante, altra sfida di cartello. I bianconeri arrivano dal pareggio per 2-2 contro l'Atalanta, un pareggio non senza polemiche, mentre i laziali arrivano dal 6-1 tennistico rifilato al Sassuolo. Illustraci le quote per questo evento. Sì, allora, per quanto riguarda Juve-Lazio, le quote offerte da SNAI vedono la prima come favorita, ed infatti l'1 è data a 1,55, mentre il 2 è a quota 6. Rispetto a questa partita, noi del centro vi suggeriamo il risultato esatto 2-1 quotata 8,25, oppure per i meno coraggiosi proponiamo l'esito gol più over quotata 2,10. Grazie mille Francesco anche per queste quote. Adesso passiamo alla capolista, passiamo al Napoli. Napoli, unica squadra ad essere a punteggio pieno, a quota 21 punti, mentre la Roma in casa ha perso soltanto contro l'Inter alla seconda giornata. Quali quote prevede SNAI per questo appuntamento? Allora, il Napoli è leggermente favorito, infatti il 2 è quotato a 2,35, mentre la vittoria della Roma paga a 2,90. Per questa partita vi invitiamo a giocare i marcatori, soprattutto Dzeko e Mertens, quotati rispettivamente a 2,60 e 2,40. Grazie Francesco. Adesso passiamo alla Serie B. Anche in Serie B un derby importantissimo tra Avellino e Salernitana. Gli Irpini arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta di Bari, mentre i Granata hanno pareggiato in casa a reti inviolate contro l'Ascoli. Sono 22 i precedenti tra le formazioni campane, sono 10 le vittorie per i bianconeri, mentre sono solo 4 le vittorie dei Salernitani in terra irpina. Quali quote ci consiglia SNAI per questo evento, Francesco? Allora, le quote per questa partita sono a favore dell'Avellino con l'1 a quota 2,25, l'X a quota 3,05 e il 2 a quota 3,45. Per questa partita noi di SNAI consigliamo il risultato esatto 3-1 a quota 16. Grazie Francesco. Adesso passiamo alle altre sfide che avrai analizzato sicuramente in Serie B. Quali ci propone SNAI? Allora, tra le partite che si disputano sabato alle 15 spiccano Frosinone-Palermo e Parma-Pescara. Per quanto riguarda Frosinone-Palermo, le quote dell'esito finale sono 1 a quota 2,05, X a quota 3,20 e il 2 del Palermo a quota 3,85, mentre per Parma-Pescara le quote sono l'1 a 2,05, l'X a 3,45 e il 2 a 3,50. Benissimo, abbiamo chiuso con i campionati italiani, passiamo ai campionati stranieri. Vedo che hai selezionato delle sfide in Premier. Quali sono queste sfide, Sì, Francesco? per appunto i maggiori campionati europei, le partite che abbiamo selezionato sono, allora, per la Premier, Liverpool-Manchester United con quote che vedono l'1 del Liverpool a 2,65, l'X a 3,30 e il 2 del Manchester United a 2,65. Crystal Palace-Chelsea con la vittoria del Crystal Palace quotata a 8,75, l'X a 4,75, mentre la vittoria del Chelsea viene quotata 1,38. E poi un'altra partita di Premier selezionata è Manchester City-Stoke City con la vittoria del Manchester City quotata a 1,14, l'X a 8,50 e il 2 a 18. Va benissimo, chiudiamo con la Premier, apriamo il capitolo sulla Liga. In Liga vedo un Atletico Madrid-Barcellona molto interessante, con lo spettacolo di marca catalana contro il pragmatismo dei Colchoneros.
Cosa prevede Sly per questa partita? Allora, per questa partita le quote sono molto equilibrate, dove vediamo l'1 dell'Atletico Madrid a quota 2,75, l'X a 3,35 e il 2 a 2,55. Sempre parlando della Liga, abbiamo selezionato altre partite come Atletico Bilbao Siviglia e Betis Valencia. Per quanto riguarda Atletico Bilbao Siviglia, le quote sono 1 a 2,45, X a 3,30 e il 2 a 2,90. Mentre per Betis Valencia le quote sono 1 a 2,50, X a 3,50 e il 2 a 2,70. Concludiamo anche con la Liga, passiamo alla Ligan. Due partite interessanti su tutte, Strasburgo-Marsiglia e Montpellier-Nizza. Come scommettere su questi eventi, Francesco? Allora, qui le quote vedono per Strasburgo-Marsiglia vedono un vantaggio nei confronti del Marsiglia che gioca fuori casa, in quanto l'1 è quotato a 3,80, l'X a 3,50 e il 2 a 1,95. Quote più equilibrate invece per Montpellier-Nizza, dove vediamo la vittoria del Montpellier quotata a 2,45, l'X a 3,20, mentre il Nizza è quotato a 3,05. Benissimo, chiudiamo come sempre con il nostro missile, il missile proposto da Francesco e da Snai. Allora, il missile proposto è il seguente: Roma-Napoli over 2,5, Inter-Milan gol, Frosinone-Palermo 1, Avellino-Salernitana 1 più over 2,5, Manchester City-Stoke City multigol squadra casa 2,4 e Crystal Palace-Chelsea squadra ospite vince entrambi i tempi. Questa scommessa, con un importo pari a 5 euro, ci dà una possibile vincita totale di 438 euro. E con questo missile si conclude la seconda puntata di Febbre da pronostico. Io ringrazio Pierpaolo Vaselli in regia e il buon Francesco Bianchi. Grazie. E buona serata con la programmazione di Sport Channel 214. Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.